Diamo ora il benvenuto a Raffaella Necchino, coordinatrice del Museo Storica Casa Grotta di Vico Solitario, e Antonella D'Auria, operatrice di beni culturali. Le nostre due ospiti sono ben lieti di approfondire con voi l'esperienza museale tutta particolare del Museo Etnografico Casa Grotta, nato nello splendido scenario dei Sassi di Matera, patrimonio dell'UNESCO, in cui il visitatore interagisce in maniera molto personale con gli oggetti esposti. Una relazione di cui potremo fare esperienza anche noi, qui all'auditorium, attraverso un oggetto tipico della comunità locale. Quale? Per scoprirlo non vi resta che ascoltare. Buongiorno a tutti, grazie per essere intervenuti in questo forum che vi racconterà un po' della nostra città che è a circa 857 chilometri dalla vostra bella Verona. Ovviamente inizio con i saluti, saluto anche se non è presente il sindaco di Verona, l'avvocato Ferdinando Sbarina, il dottor Giorgio Paolo Avigo, presidente di AGA, Associazione Giochi Antichi, e diciamo tutto l'aspetto Simdea che ha seguito il nostro percorso verso Verona grazie alla dottoressa Valentina Zingari. Ovviamente un ringraziamento doveroso va anche alla segreteria del Tocati che ci ha accompagnati davvero passo passo verso questo percorso. È la nostra prima esperienza qui a Verona in questo meraviglioso festival. Siamo arrivati ieri sera, abbiamo avuto modo di renderci già conto di quanto lavoro c'è dietro questo evento che, come vedo e come ho potuto ben capire, sta crescendo negli anni. È doveroso farvi una piccola introduzione di quello che è il patrimonio della città di Matera, dove ovviamente si racconta una storia che ha già la sua prima presenza umana intorno a 350.000 anni avanti Cristo, dove l'uomo del Paleolitico inferiore era un uomo nomade, quindi seguiva il corso dei fiumi, seguiva la caccia e non viveva mai in modo stanziale in un posto, ma poi intorno al Neolitico si insedia su quello che è il nostro altopiano della Murgia Materana. Quindi già dal Neolitico inizia la costruzione di villaggi trincerati, venivano chiamati proprio per la presenza di trincee che servivano a difendersi dalle aggressioni anche di animali feroci, ma allo stesso tempo gli permetteva di iniziare un nuovo stile di vita, quindi non più la caccia, ma si allevavano gli animali e si iniziava la coltivazione, quindi l'autosufficienza. E quindi dal Neolitico in poi la presenza umana in questo territorio ha caratterizzato, è stato il principio di un'antropizzazione di quello che sarà poi il nucleo dei Sassi di Matera, questi due antichi quartieri. Cosa contraddistingue Matera e perché Matera diviene patrimonio UNESCO lo si deve ricondurre proprio al Neolitico, in quanto nella zona della Murgia Materana non ci sono falde acquifere e quindi l'uomo sin dal Neolitico ha imparato ad approvvigionarsi di acqua piovana, scavando canali e costruendo cisterne laddove era in grado poi di poterla conservare. Quindi sappiamo bene che l'acqua è assolutamente un bene prezioso alla vita. E quindi l'uomo inizia a vivere in questo territorio avendo di per sé acqua, avendo terreni coltivabili, e inizia a utilizzare le grotte. Le grotte erano il loro rifugio primordiale e che poi col tempo si sviluppano, diventano casali rupestri fino a poi iniziare a diventare costruzioni vere e proprie, e si iniziano a identificare due quartieri principalmente, il Sasso Caveoso e il Sasso Barisano. I due sassi ad oggi sono uniti perché ovviamente l'agglomerato urbano man mano le costruzioni si sono andate unendo. Però i due sassi si differenziano prevalentemente proprio per le diversità di tipologie abitative. Il Sasso Caveoso si caratterizza per abitazioni prevalentemente ricavate in grotte e il Sasso Barisano, diversamente, si caratterizza per abitazioni prevalentemente costruite, dove nelle parti basse c'erano anche parti scavate. Ovviamente la divisione tra i due rioni non è solo a livello strutturale, ma anche di livello sociale, perché nelle grotte del Sasso Caveoso abitavano le famiglie più umili, i braccianti agricoli, i contadini. Invece nelle casse del Sasso Barisano abitavano le famiglie nobili, nelle parti più basse gli artigiani, dove le case sono un po' più semplici ma pur sempre costruite.
Arriviamo al nostro museo, perché ovviamente questo museo è un museo demo-etno-antropologico, nel senso che vuole raccontare quella che è stata la vita nei Sassi di Matera in un periodo particolare, diciamo dalla fine dell'Ottocento fino al 1952, si è avuto un momento in cui c'è stato un sovrappopolamento nei Sassi di Matera e dove chiaramente ogni buco presente ogni grotta presente diventava un utile rifugio, una casa per una famiglia bisognosa. Famiglie che di solito erano composte da circa 11-15 unità, quindi parliamo di genitori più 9 figli, 10 figli, 11 figli. Questo accade proprio, ripeto, tra la fine del 1800 e fino al 1952. C'è ovviamente da dire però che non tutti gli abitanti di Matera vivevano in cattive condizioni a livello di insomma, strutture abitative, perché nello splendore del 1663, quando Matera è capoluogo di regione, la città conosce un momento di splendore economico. Quindi diciamo che solo in una parte di questo periodo molti abitanti andarono a vivere in queste grotte umide e buie. Quindi la Casa Grotta nasce proprio all'interno di una di queste grotte. Adesso magari qui sulla copertina arriviamo alla Casa Grotta di Vico Solitario, alla storica Casa Grotta di Vico Solitario. Quindi all'interno di un ambiente in parte scavato, in parte costruito su una superficie di 55 metri quadri, si è voluta ricostruire la vita di quello che era stato proprio l'abitato del vicinato del Sasso Caveoso. Come nasce questo progetto? Nasce nel 1974 per volontà del presidente della nostra associazione che si chiama Gruppo Teatro Matera, che è il signor Enrico Anecchino. Come potete ben capire, il cognome mi appartiene, lui è proprio mio padre. E questa sua volontà fu proprio quella di preservare la memoria storica di quella che era stata la vita nelle case dei Sassi. E in un momento in cui nel 1952 gli abitanti di questi antichi quartieri furono costretti da una legge speciale, la legge 619 del 1952, furono costretti a lasciare le case dei Sassi per le cattive condizioni igienico-sanitarie in cui vivevano e a trasferirsi nei quartieri popolari costruiti nella nuova città di Matera. Quindi queste case furono tutte murate per impedire che la gente le rioccupasse per bisogno o per necessità. E lui nel 1974, passeggiando in questo bel vicinato, che è il vicinato di Vico Solitario, notò questo ingresso che lo colpì particolarmente e sfondò quel muro. Sfondando quel muro, scorse in fondo alla grotta, nei pressi della stalla di questa abitazione, un grande cassone verde che era il cassone del grano, cioè dove loro conservavano all'interno il grano, perché erano tutti agricoltori, quindi il grano per loro era fondamentale per la produzione delle farine, quindi del buon pane di Matera che vi inviterò poi ad assaggiare quando verrete a trovarci. E quindi scorgendo quella cassa gli venne in mente che doveva essere necessario poter ricontattare l'ultima famiglia che aveva vissuto lì all'interno, che erano i signori Vizziello, fortunatamente ancora tutti in vita, i quali aderirono al progetto che gli fu proposto, cioè di reinserire all'interno tutti gli arredi autentici del periodo in cui era abitata. E quindi la casa nel 1977 viene aperta al pubblico come testimonianza della vita nei Sassi. Quest'anno a dicembre la Casa Grotta compie 40 anni della sua felice esposizione al mondo, di quella che era la vita nei contenuti più intimi della familiarità dei braccianti e delle famiglie dei Sassi di Matera. Quindi si è voluta conservare. Ho proprio scritto una frase: la storia della dignità della vita di tutti i giorni, benché questa gente vivesse all'interno di questi ambienti con gli animali, vivevano col mulo che era necessario per spostarsi verso la campagna, quindi lavorare le terre, animali da cortile come la gallina, il coniglio, a volte anche il maiale. In un ambiente unico, come vi dicevo prima, di una superficie di 55 metri quadri, vi era un solo letto. Solo il letto matrimoniale sul quale dormivano i genitori più 4 bambini e tante casse per diversi usi, quella per l'uso degli indumenti di uso quotidiano, la cassa del corredo, la cassa del pane, le quali casse di notte
venivano ricoperte di giacigli di foglie di gran turco e diventavano dei letti, delle superfici sulle quali tutti i bambini dormivano. È fondamentale dirvi che all'interno di questa casa, come in quasi tutte le abitazioni dei Sassi, c'è una cisterna per la raccolta dell'acqua piovana, poiché l'acquedotto pugliese, anche se con l'acqua lucana, cioè della Basilicata, si chiamò così nel periodo fascista, fino ad allora si utilizzava acqua piovana, e poi nel ventennio fascista finalmente fontane pubbliche permettevano a questa gente di raccogliere acqua, di poter prendere acqua potabile dalle fontane. Dunque, la casa di per sé appena entra dà forti emozioni, perché all'interno sono conservati tutti gli usi e i costumi dei braccianti e dei contadini che vivevano nei Sassi di Matera, e quindi anche i giochi che appartenevano ai bambini che giocavano in queste case e all'esterno dei vicinati. Ovviamente erano giochi molto semplici, giochi fatti di sassolini piuttosto che di barattoli di latta che servivano da piccoli trampoli per fare delle corse, oppure ho visto anche qui le corse con i sacchi di juta. Erano giochi molto semplici, non erano giochi complessi perché erano ovviamente famiglie abbastanza povere. Ma poi in uno degli angoli della nostra casa, in una delle mensole ricavate dall'opera di scavo, c'è anche il nostro cucù. Questo è il cucù di Matera, ovviamente ne abbiamo portato uno più semplice perché dopo Antonella ha deciso che me lo farà fischiare, e qualcuno più decorato, ma nello stand dei musei demoantropologici troverete il laboratorio del bravo artigiano Mario D'Addiego, che produrrà davanti ai vostri occhi il fantastico elaborato in argilla. Quindi un oggetto antropomaico che serviva un po' a scacciare gli spiriti maligni, era di buon auspicio ed era un gioco prevalentemente legato al periodo pasquale. Però di questo ovviamente vi parlerà Antonella. E io volevo dire ancora un'altra cosa. La nostra venuta qui a Matera, voi sapete benissimo che Matera in questo momento è un po' sotto gli occhi dell'attenzione mondiale, in quanto nel 2019 andremo a rappresentare la capitale europea della cultura, quindi un impegno abbastanza importante per tutti noi, e anche il voler anche venire qua serve a noi a farci conoscere meglio e a chiedervi anche l'aiuto di collaborare a tutti i nostri progetti. E mi saltava in mente, adesso poi cercherò di prendere altri contatti, di invitare AGA, Associazione dei Giochi Antichi, a costruire un progetto con noi sui nostri giochi del passato nella città di Matera. A me piacerebbe molto che ci possa essere questo scambio, perché io ritengo che questi forum, questi incontri servano alla crescita di tutte le comunità, e non vi nego che avrei tanto piacere di costruire per il 2019 un progetto con AGA nei Sassi di Matera. Io vi saluto, vi ringrazio, spero di non aver fatto molta confusione, spero di avervi dato qualche informazione, e cedo la parola ad Antonella, che è una cara collaboratrice, lei collabora con noi nel museo. Allora, buongiorno a tutti. Prima di iniziare vorrei ringraziare anche Raffaella, che ha reso possibile questa mia partecipazione al Tocati, mia prima esperienza, quindi scuserete anche l'emozione. Allora, tema centrale del Tocati appunto è il gioco che è stato un luogo di recente indagine da parte dell'antropologia, che l'ha considerata come il più alto grado di sviluppo dell'uomo e del genere umano in generale. Il gioco comunque rivela i meccanismi attraverso cui le società perpetuano nel tempo i loro assetti culturali, e tanto le modalità di gioco quanto il gioco in primis appunto porta con sé ed esprime una cultura di appartenenza. L'appartenenza materana oggi viene appunto rappresentata da un manufatto che non si è perso nel tempo e non ha perso quindi anche la sua memoria, che è appunto un fischietto tradizionale che noi denominiamo, che si chiama cucù, la cui denominazione deriva proprio dal suo suono bitonale, da cui scaturisce appunto il suo nominativo dialettale, proprio perché richiama il canto del cuculo. Dicevo, il cucù è un fischietto che comunque è il risultato evolutivo di giochi di ridotte dimensioni,
ed è lavorato con l'argilla e oggi viene appunto suonato lungo le strade della città, coinvolgendo grandi e piccini. E il fischietto comunque è uno dei primi giochi che pone le sue radici appunto nella Magna Grecia, e coinvolgendo, come ho detto, grandi e piccini, ma le sue caratteristiche principali sono principalmente la sua forma, a forma di galletto, che esprime un significato, sia quello di forza, di virilità. Presenta un corpo panciuto con dei colori vari, che sono poi quelli principali, e svolge, oltre a una funzione di gioco, quindi ludica, come ha detto Raffaella, anche una funzione apotropaica, divenendo così anche contenitore di gioco e tradizione, ma anche di sacro e profano. Infatti il fischietto, si narra di fischietti all'interno di racconti mitologici, spesso veniva utilizzato suonandolo attorno ai malati proprio per rinvigorirli, per far fronte alle situazioni di malessere, e quindi far riprendere le persone appunto che vivevano in una situazione di salute gravosa, possiamo dire appunto. Diciamo che appunto ciò che è importante del fischietto non è soltanto la sua funzione, ma soprattutto quello che incorpora. E l'oggetto in sé per sé incorpora una cultura. Infatti il fischietto, oltre a rappresentare adesso la città di Matera, comunque è un manufatto che rappresenta la tradizione artigianale del materano, Diviene molte volte anche un oggetto di esposizione all'interno proprio dell'ambito domestico delle famiglie materane, quindi da oggetto ludico molte volte si trasforma anche in oggetto di esposizione, proprio perché incorpora una cultura di appartenenza, ed è un oggetto che spesso i turisti appunto acquistano proprio per cercare di portare con sé un pezzo di Matera, proprio perché comunque il gioco in sé per sé imprime ed è composto dalla cultura in cui esso si sviluppa. Quindi la mia proposta è quello di ricordare, di perpetuare nel tempo la memoria di questi giochi, rivisitandoli anche, coinvolgendo le generazioni future, perché comunque sono loro che porteranno avanti la memoria e le tradizioni, perché come abbiamo imparato nelle prime lezioni di antropologia, le tradizioni, così come nascono e si evolvono nel tempo, così possono anche cadere nell'oblio. E per far sì che questo non avvenga è necessario la crescita e il coinvolgimento di tutti, affinché appunto la memoria rimanga sempre viva in tutti noi. Quindi ho pensato a uno slogan, un tocca a te, quindi tocca a te, tocca a tutti noi, alle generazioni future, a portare avanti la memoria per non perderla. E quindi, grazie. Sì, adesso però dobbiamo far fischiare Raffaella. Ecco.